Buongiorno a tutti, sono Marco, gondoliere di Peschiera del Garda e oggi siamo qui per mostrarvi, per illustrarvi alcune caratteristiche tecniche della gondola, alcune curiosità. Benissimo Marco, ci fa molto piacere che sei ospite qui sulla pagina di Touring Peschiera e quindi ci farebbe piacere proprio che tu ci raccontassi innanzitutto del perché una gondola qui a Peschiera del Garda. Sì, beh, diciamo che la motivazione principale è la fortezza stessa, perché questa fortezza è una fortezza veneziana risalente al 1553, voluta dal doge Francesco Donà delle Rose e fondata su palificazioni come a Venezia. Infatti qui sotto abbiamo una foresta tagliata, capovolta e piantata con le punte degli alberi nel fango per poter sostenere tutto il bastione. Infatti abbiamo qui alla nostra sinistra il bastione Feltrin, che può illustrarvi com'era costruita la fortezza, perché la parte che è crollata permette proprio di vedere come è stata costruita all'interno. E la fortezza stessa era all'avanguardia per proteggere Venezia alle spalle, in modo da in terraferma ovviamente. Questo era il cuore del dominio d'etara veneziano che si estendeva fino a Lodi. Parlando della gondola, abbiamo una caratteristica che non si dice mai in televisione. Per esempio, tutte le macchine hanno il simbolo della casa costruttrice, anche le gondole hanno il loro simbolo, che è esattamente questo pezzettino qua, vedete, questo si chiama Caenela. Ed è un pezzo di quercia, di rovere, e sotto qui abbiamo degli intagli che sono la firma dell'artigiano dello Squerarolo che ha costruito la gondola. E solo da questo pezzettino qua si riesce a capire dove è stata costruita la gondola, perché appunto tutte le gondole sono lunghe 33 piedi o in veneziani oppure 11 metri e qualche centimetro e sono asimmetriche. Infatti potete vedere subito la sua particolarità. Se il gondoliere resta sulla parte di sinistra della gondola, la barca è dritta. Se invece mi sposto un po' al centro, vedete che si inclina subito a destra. In questa maniera la barca risulta svirgolata e in questa maniera riesco a procedere dritto. Poi ovviamente è un gioco tra gondola e tecnica di voga e il gondoliere stesso, perché se un gondoliere aumenta di peso di 10 kg fa prima a cambiare la gondola, perché è molto molto particolare. Quanti anni ha questa gondola? Allora, questa gondola è del 1984 e in realtà l'ho restaurata 2 anni fa, perché appunto in acqua dolce ha avuto un paio di problemini. Però adesso è un esemplare che ha 2 anni di vita praticamente. E si chiama Cristina, l'ho ribattezzata Cristina, ed è attualmente l'unica gondola in servizio in tutto il lago di Garda. In passato, proprio a Peschiera, era presente una gondola ottocentesca, di cui c'è una foto che la rappresenta davanti all'attuale Fraglia Vela, e che probabilmente, non si sa con certezza, però probabilmente portava gli ufficiali a spasso per i canali, proprio come stiamo facendo noi. Ma sicuramente nel passato, durante l'epoca serenissima, c'erano delle gondole, perché le gondole sono le barche private dei patrizi, erano le barche private dei patrizi veneziani. E infatti il ferro di prua, quello fatto a pettine che si vede famosissimo sulla prua della gondola davanti, diciamo era un modo per far capire alle persone che qui sopra c'erano le casade veneziane, era per distinguere, per far capire che qui c'erano le persone che comandavano, che gestivano lo Stato Veneto. Particolare, qui c'è una particolarità molto interessante, dentro al cerchio che vedete, lì c'era il leone marciano in Moeca, e Moeca in veneziano vuol dire granchio, che vuol dire era un leone tutto messo di fronte e non passante come gli altri leoni in cui si vede il fianco del leone. Qua c'era proprio l'effigie marciana messa di fronte. Alla sinistra abbiamo lo stemma
ducale del Doge Francesco Donà, che aveva anche il corno ducale, e questo di destra era lo stemma della casada del patrizio Niccolò Marino, che era il provveditore di Peschiera del Garda all'epoca. Ogni bastione è intitolato delle casade veneziane, che erano Feltrin, Contarini, di cui ho scoperto attualmente l'ultima particolarità, poi c'era San Marco, il Tognon e il Feltrin. Benissimo. E Querini, scusa. Querini. Benissimo, ci fa molto piacere ovviamente che ci racconti anche un po' di storia, perché immagino che poi i turisti gliela racconti quando fai il giro, giusto? Esatto, sia in inglese che in tedesco. In inglese e anche in tedesco. In tedesco, sì. Perfetto, io direi che concludiamo qui la nostra prima puntata, che sarà un itinerario ovviamente tra le mura di Peschiera, che ci farà compagnia per i prossimi appuntamenti del mercoledì. Arrivederci al prossimo appuntamento. Buona giornata. Arrivederci.